come avete letto dal titolo, ebbene sì, il mio primo gol alla YouTuber League. Seconda presenza per me nel Napoli YouTuber League. Si è giocata Napoli-Lazio, ma andiamo con calma. Io prima di iniziare a spiegarvi tutto, voglio che lasciate un bel mi piace a questo video. Voglio, mi raccomando, sfondatelo di mi piace per la finale. E commentate, perché vogliamo sapere la vostra. Vogliamo sapere la vostra sulla finale, vogliamo sapere la vostra sul Napoli-Lazio. Quindi sbizzarritevi nei commenti. Ovviamente iscrivetevi al canale. E ora parliamo un attimo. Il 19 maggio all'Hippo Arena di Agnano si è giocata Napoli-Lazio YouTuber League. Si sta giocando il girone di ritorno del sud. E vi spiego un po' la situazione. Noi abbiamo vinto a Roma a gennaio. La Roma è uscita fuori. E ora si doveva vedere chi doveva andare in finale tra Lazio e Napoli contro la Juventus. La Lazio poteva andare in finale se a Napoli veniva a vincere con almeno 3 gol di scarto. La partita finiva 3-1, passavamo noi, perché sono 2 gol di scarto. 3-0 passano loro, 4-1 passano loro. Sotto questo punto di vista noi eravamo vantaggiati. Prima ovviamente di questa partita, in Napoli YouTube si organizza per delle partite, si organizza per degli allenamenti, per degli schemi, per anche divertirci tutti insieme, provare almeno la formazione iniziale per giocare contro la Lazio. E quindi niente, ci alleniamo tra virgolette, facciamo qualche partitina, facciamo qualche amichevole. Io non è che mi alleno tanto. E poi arriva il 19 maggio, la giornata della YouTuber League Napoli-Lazio. Sono le 9.44 del 19 maggio. Finalmente è arrivata questa data che tanto aspettavamo. 19 maggio si gioca Napoli-Lazio della YouTuber League. Devo essere sincero, sono un po' emozionato perché è la mia prima partita in casa. Vabbè, oggi sono ancora con pigiama, però oggi comunque sarà una giornata bella impegnativa, bella tosta. Oggi dobbiamo stare attenti anche all'alimentazione. Io per ora ho preso solo un caffè. E guardate dove l'ho preso. Finalmente ho la macchinetta del caffè. Ora ci prepariamo, ci vestiamo. E a me l'ansia già si fa sentire. A Gindubai. Siamo agli sgoccioli perché stiamo per partire, ma ti devo dire delle cose importanti. Prima cosa l'ansia. L'ansia c'è per questa partita. Non so quanta gente verrà, quindi ci sta l'ansia. Allora, già ci sono varie cose. Dobbiamo giocare con la Lazio. La Lazio c'ha la maglia bianco-celeste. E purtroppo a noi ci tocca giocare con la terza maglia del Napoli, quella nera. Cioè, io tengo la maglia bianca di quest'anno, la maglia azzurra di quest'anno, la maglia Halloween. Devo giocare con questa qua. Con la burlona. Ah, già fa. Vabbè, gioco con questa qua. Pantaloncino c'è. Abbiamo il calzerotto nero. E questa è la prima novità. Ovviamente non andrò così in ciabatte, cioè sto con mano zingare. Qui abbiamo il borsone, che ora faremo. Noi del Napoli YouTube forse l'abbiamo presa un po' troppo sul serio. Andremo a vedere, andremo a fare, beh, andiamo, che andiamo vestiti eleganti con la giacca. Che cazzo ridi? Ci siamo messi tutti d'accordo che dobbiamo andare con la giacca. Figure in mezzo. Ma ora ragazzi, prepariamoci. Sto carico, 4 ore di sonno addosso. Via, ci fanno un caffè. Prima comunione di sciale e buco. Ragazzi, siamo pronti. Borsone che pesa 250 kg fa. Prodotto in Italia. Chi sembro? Ugazzi. Qui si ascolta la vera musica, mio melodica per dare la carica. Ci manca l'ultima carica e partiamo. Mister, è meno male. Stavo da Cigliagne. Possiamo andare? Ma stasera non abbiamo mangiato. Ah, ma io abbiamo pensato la partita che abbiamo mangiato. Diciamo 4-6. Poker della Lazio! Il raduno dei ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Allora, fammi parlare che persone più importanti della squadra. Bomber e portiere. Come la vedete? Siamo carichi, siamo abbastanza carichi. Anche perché questa partita si doveva giocare tipo 2 mesi fa. Esatto. Attesa aumenta il desiderio. No, assolutamente. Fuse Gamer e Mister Chef Franco. Mister. Ragazzi. Chef, dico ragazzi. Sì. Cari ragazzi, pure a me. Pure a te, pure a te. Carichissimi ragazzi. Oh, ma ci stai coppa la panchina. Se non me lo magari la casa, andate voi. Chef, una cosa le chiedo: non insulti Super Allan. Mister e Giovanni Visone Super Allan. Ragazzi, stasera si gioca. È il giorno, è il giorno. Sensazione. Tutto per tutto, mi aspetto. Tutto per lei. L'ho detto. Una grandissima prestazione di Giovanni Visone. No, ragazzi, ce la metterò tutta. Io sogno liberato che dice il numero 23, Giovanni Visone. Mirko, ma. Vai. Ma che sto, Mirko, no! Ma che stai facendo? Mi sono dopato. No! Vorrei andare a fare? Sta zitto. Porca troia, fa malissimo. Oh, a fre! Preparatore atletico e Matthew 78, ho aggiunto un 7, vai. Preparatore, che si sente di dire? Ti guardo e che devo dire? E mi innamoro. Dove che m'innamoro? Devo dire, per me Matthew è il centrocampista più forte d'Italia. Cioè, aia, io alzo le mani, il centrocampista più forte d'Italia. Ma che sto facendo? Affri. Mo, no, vabbè. È la carica, è la carica. Vai, ci
Mamma, ma sto carichissimo. Voglio calcio, va bene. Da fratello maggiore, non è proprio così. Tu devi stare attento molto in difesa. Dicono che stai attento, appena vedi la palla. Non abbiamo vinto. Dobbiamo fare una bella figura per tutte le persone, esatto, che ci saranno. Ale, visto che sei arrivato in ritardo, sì, giochi in panchina al tuo posto. Ma come si gioca in panchina? No, lui chi li ho cassinisti, io cade. Impari un attimo. Ero Caputtore che arriva in ritardo. Caputtore a chi viene in ritardo. Ecco, avete visto, ci siamo riuniti tutti insieme e abbiamo deciso di andare in giacca, camicia, belli elegante. Calma. Nel tragitto poi per andare al campo ho detto: ma chissà quanta gente c'è, chissà quanta gente verrà. Perché la mia prima partita in casa, ognuno, noi non siamo nessuno, non siamo dei calciatori, siamo dei semplici youtuber, influencer, cioè in mini shoe, per farvi capire. E invece c'è stato un affetto, c'è stato un amore, c'è stata una presenza di ragazzi, bambini, genitori, c'erano fumogeni, c'erano cartelloni, abbiamo fatto foto. Ragazzi, si è creato il panico e io veramente mai, poi mai mi sarei aspettato tutto questo. E io ci tengo anche a ringraziare voi, perché è stato qualcosa di pazzesco. Ancora oggi ho i brividi e io credo che anche contro la Juventus in finale sarà un qualcosa di pazzesco. Però quella serata, quella giornata, mamma mia, ho sentito qualcosa che mai, mai e poi mai avrei pensato di provare. O scendiamo, o scendiamo. La 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 la. Si becchi fuori, si becchi fuori, si becchi fuori. Che emozione, che carica, quante persone. Brividi, ho il freddo addosso, come se fossimo calciatori. In realtà siamo tutti delle mozzarelle che panza annanzi. Che stai ascoltando? Perché dovresti stai ascoltando? Si make you forte, si make you forte, si make you forte. Magari facciamo gol. No, ma sono stronzato, pure a me. Ragazzi, il destro sta a fianco a me. Lo dico una volta in anticipo. Vedete queste due tasche? A fine partita saranno pieni. Potremmo perdere anche di due gol. Col cazzo, toglietevi sto cazzo di pensiero dalla testa, perché oggi dobbiamo vincere. È venuto un sacco di gente per sostenerci. Ovviamente vogliono che vinciamo. E quindi mi raccomando, va giù. Non dobbiamo entrare in campo con la consapevolezza che possiamo anche perdere. Perché si tratta così la prima partita. C'è la possibilità che possiamo andare in svantaggio. Va giù, andiamo in confusione. Non ci dobbiamo rollare uno con l'altro, ci dobbiamo supportare. Presa sbagliata, Ale, no, Ale, Ale, Ale. Non mi martellare, perché tu martellare è fornuto, fanate errore e piamano tu. Io voglio che date il massimo, dobbiamo supportarci l'uno con l'altro. E chi ha comandato il campo? Lui! Per il riscaldamento, la squadra campione d'Italia. Sta entrando il Napoli! L'affetto, l'amore, il fatto di giocare in casa però non è che ci abbia aiutato tanto. Eravamo parecchio in ansia, eravamo parecchio tesi. Sapevamo che potevamo passare anche con due gol di scarto, ma qualcosa forse è andato storto. Io avevo parecchia ansia, perché comunque giocavamo davanti a tantissime persone, giocavi davanti a tante telecamere e avevi la paura di sbagliare qualcosa. Se sbagliavi il passaggio, se facevi fallo, se la prendevi di mano, in qualsiasi cosa. Io ho giocato in difesa, quindi avevo veramente paura. E le cose poi sono andate così. Forza! Abbastanza pacchiano, una roba brutta, però a lui piace, quindi lo rispettiamo. Paramo, controllo verso Lorenzo Roma, sta arrivando Savage, occhio che c'è Paramo in zona. Vale, va bene, va bene, Andrei. La palla verso Paramo. Sali Gianni! Scialebun, quindi rimessa di Giannop, e poi il pallone recuperato da Crispo, lo mette giù in mezzo al campo. Metti uno, ripartenza Napoli. Palla che diventa buona per Asciale, l'appoggio centrale, metti un bravo. Bella, bravo. Alza la testa, vuole la porta, facendo il cross. Secondo palo ha chiuso Stramacci e poi Lorenzo Roma. Ah, buono, buono. Occhio al calcio d'angolo battuto, respinto. Lorenzo Roma forte in porta! La Lazio in vantaggio! Ancora, ancora la porta! Lorenzo Roma!
parte di Gigi, ecco verticale, Varamo arriva sulla pallone, lo lavora bene, lo contro uno con le scialle, poi calcia in porta Dario a spingere e Matthew prova a ripartire, serve una mano a Matthew, pressato, Varamo, che sbaglia, ecco, riguardo lancio, 2 contro 1, corre Varamo solo Savage, Varamo in area, destro! 0-0, 3-0, incredibile! È passato Giannoppa, prende il fondo Giannoppa, no, perché c'è Sciale! Maglionino è suo, dai! Ancora Giannoppa, Varamo! Ma fallo! Così! Rimessa per Lazio! Baffo! Lazio in completo controllo quando hai il pallone, ma è una partita che non ti permette di stare sereno in nessun momento. Anche per questo campo particolarmente piccolo, se si tira da centrocampo si rischia di arrivare in porta. Qui parte Savage, la serpentina, dentro ancora Matthew, la difende, la nasconde, non la portano via e l'arbitro dice che per il primo tempo va bene così. A Napoli è avanti 4-0, che fa più 2 per quanto riguarda la differenza reti rispetto a quello che servirebbe a Napoli, rispetto a quello che servirebbe alla Lazio. Si riparte con il secondo tempo, con la seconda parte di Napoli-Lazio. Si riparte dallo 0-4, sorprendente della prima frazione. E quindi il Napoli riparte subito perché non c'è tempo da perdere. C'è meno di mezz'ora, c'è meno di un tempo. Palla dentro per Mirko, buono lo stop. Poi GA7 cerca di metterla verso Matthew che non ci va perché sta arrivando Sciale alle sue spalle. La tiene sul versante sinistro, guarda la porta. Calcia con DC System che la lascia lì e salva Savage. GA7 dentro, Matthew controlla. Destro respinto, forse con la mano da Varamo, secondo l'arbitro no. E poi anche Gigi a respingere il destro di Crispo. Poi si ferma il gioco, controfallo, rimessa Lazio. Ancora a lottare Crispo, riesce a passare, a girarsi fino in fondo, Crispo, Crispo fuori, calcio di rigore, calcio di rigore per il Napoli, il fallo su Crispo, le proteste della Lazio, Gigi dice no, Crispo ha già preso il pallone. E poi lo lascia Sciale Bum. Enzo! Forte! Tensione clamorosa, fischia l'arbitro. Sciale! Crispo, c'è anche il capo ultra con il megafono. Mirko recupera, riesce a trovare Crispo e poi esce Panatiede Stramacci. Varamo, pallo di Sciale che ha segnato il primo gol in questa YouTuber League, ma credo non ci stia pensando a questo tipo di statistiche. La porta Matthew, le solite finte, il doppio passo e l'apertura in zona Iannace, la finta è passata in area Iannace, altro contrasto questa volta senza dubbio regolare e questa volta riparte la Lazio con Savage che guarda Lorenzo e sogna di servirlo, entra così su di lui Sciale che prende il giallo, primo ammonito del match. Si ricomincia da Sciale, viene in pressione Giannoppo, Baffo allora sceglie l'opzione più saggia, quella di nome Dario, per ripartire da dietro con l'apertura su Fius. Giova, entra di più, entra di Matthew, più. Matthew, c'è sempre larghissimo, entra di più, Giova, entra. A ricevere Silvestro Baffo. Dentro Mirko, Baffo orizzontale, Crispo, controllo, Crispo!
sempre verso Varamo, da centravanti, da pivot. Sciale nella terra di nessuno, si aggiunge a metterla giù e ripartire. Occhio a Gigi, tanti metri, poi va in porta, respinge baffo Lorenzo Roma sul fondo. Dentro il pallone, Fius, ancora su Crispo. Questo Napoli che ha ritrovato anche una serenità logica. Con Sciale al lancio, verso Mirko, sponda Fius, di prima ancora, la per Mirko che non arriva, perché c'è Dici Sisto che ha pure le mani e riesce con l'antone. Adesso il Napoli vuole anche giocare un po' con il cronometro perché sta bene questo numero 2. Metti intanto la spizza, secondi alla fine, 30 secondi alla fine, all'andata il Napoli vinse con la Roma, ma quella sconfitta con la Lazio fece la differenza tra per lo scontro diretto e quindi passò la Lazio vincendo il rigore in legato contro la Roma. Ecco Mirko che ci prova, il pallone diventa buono per Fius, altra deviazione qui di Varamo, e poi ripartire Varamo ad aprire per Lorenzo Roma, interviene Simone Crispo, fischia Clemente, il Napoli è in finale, raggiunge la Juventus al termine di una partita completamente folle, completamente Faccio complimenti a tutta la squadra, abbiamo usato la cazzimma nel secondo tempo, ma la messa è viva. E vi voglio tutti! Ce ne andiamo in finale! Ce ne andiamo in finale! Ce ne andiamo in finale! Buona serata a tutti! Grazie Napoli! Boh, è andata come è andata, bellissima partita. Ti ha messo un po' in difficoltà, non solo a te, ma a un po' tutta la squadra. A te spesso baffo, soprattutto in difesa all'attaccante. Sì. Ma mo che sta Campolunghi? Tu, a Roma, ti devi allenare. Io da magna. Mi vado ad allenare. Vai, ciao. Ciao. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, che la mia YouTuber League vi sia piaciuta. Sono contentissimo per essere passato in finale insieme a tutto il Napoli, perché veramente siamo un bellissimo gruppo e sono davvero contento per questa finale che giocheremo contro la Juventus in casa. Mi raccomando, nei commenti voglio anche un vostro pronostico come finirà. Esatto, voglio anche capire se secondo voi ho fatto una buona partita. Esatto, voglio sapere la vostra. Esatto, voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. Tanti like, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, forza Napoli! Ci vediamo in finale, Campolunghi, fratino. Ma aspettiamo. Sembra più forte. Sarà tosto.